Eccomi di nuovo qui. Ciao a tutti e benvenuti nel mio bellissimo canale. Allora, quello di oggi è un video che non era in programma. È un piccolo svuota la spesa, ma non è uno svuota la spesa ordinario. È piuttosto uno svuota la spesa straordinario. Vediamo di che si tratta. Tra pochissimo, vai. Allora, questo straordinario svuota la spesa è uno svuota la spesa che vi ho detto è stato un po' così a caso, perché in realtà mi sono recata al centro commerciale per accompagnare mio figlio che doveva comprarsi le scarpe, quando mi è andato l'occhio su Flying Tiger. Siccome io non sono un'assidua frequentatrice di Flying Tiger, primo perché è distante da casa mia, ne abbiamo due vicini, equidistanti. Ma comunque da casa nostra non è comodissimo da raggiungere. Quindi vi mostro quello che ho comprato, perché ho deciso dunque di entrare. In verità era per curiosare, non avevo necessità di nulla e un po' di cosette in verità le ho prese che adesso vi mostro. Allora, iniziamo da questo accessorio da cucina. È un cestino che si appende, quindi o lo si appende in qualche asta da cucina, magari quella dove vanno gli accessori, le posate di servizio, no? Oppure un chiodino, qualsiasi gancio. E qui sotto ha tre ganci che portano, non so, delle pezzette, i guanti, altri ganci, straccetti, non lo so. Poi appena l'organizzo vi faccio la foto e ve la mostro. 6 euro è in, non lo so se è plastica. Non lo so se è cestino in metallo per il bagno. Io lo vedevo come cucina, dove mettere il sapone per i piatti, le spugnette, altre spugnette, guanti. E invece c'è scritto cestino per il bagno. Ok, vada per il cestino per il bagno. Poi, cos'altro? Sempre secondo me per la cucina, due barattolini che ho pagato 5 euro l'uno, ma ce ne sono anche di prezzi diversi, più bassi, inferiori. Mi piace che me li hanno incartati così, che sono in ceramica con il tappo in sughero, che riprendono un po' quelli dell'IKEA in vetro che ho preso, no? Guardate, dentro c'è la bustina per mantenerlo. Allora, questi ne ho presi due, uno per il sale grosso e uno per il sale fino, perché attualmente il sale grosso e il sale fino sono disposti in barattoli di vetro pesantissimi, perché sono tutti decorati, un vetro molto spesso, troppo grandi. Era un regalo di nozze e non mi trovo più, insomma, da un pezzo che volevo cambiarli, quindi ho visto questi da Tiger. Eccolo qua, ne ho presi due e questi costano 5 euro l'uno. Io li ho concepiti come portasale per sale grosso e sale fino. In verità è chiaro che se ne fa l'uso che si vuole, anche per mettere il cotone, oppure i cotton fioc. Poi ce ne sono di tantissime dimensioni, più lunghi, più alti e sottili, più grandi. Sì, ce ne sono tantissimi. Poi, cos'altro ho preso, rimanendo in tema cucina, dato che domani è Ferragosto, facciamo tutti la grigliata, no? E cosa mettiamo noi sul grill alla fine, quando resta quel po' di carbonella accesa e sotto la cenere ci stanno le patate? Questi, guardate che giganti, sono giganti, nemmeno all'Eurospin ne ho trovati così giganti. Qua ti dice che li puoi sciogliere sia nel cioccolato caldo, oppure vedete nello spiedino sul braciere, direttamente sul fuoco. Qui che vuol dire? La nuvola che soffia? Non l'ho capita. Va bene, poi indago e vi faccio sapere. Poi cos'altro ho preso? Una simpaticissima cuffia da bagno. Queste sono carine da morire. Io le uso perché non lavo i capelli sotto la doccia, mai, perché mi dà fastidio poi che cadono, mi dà fastidio, non lavo mai i capelli sotto la doccia e soprattutto non li lavo tutti i giorni, mentre la doccia la facciamo tutti i giorni. Queste
Cuffia da doccia molto carina, vedete, da questo preziosita da questo fiocchettino a pois del mio colore preferito, vedete, si abbina anche con le foglie, eccetera, eccetera. Poi, rimanendo in bagno, tema bagno, questa stupenda bomba da bagno per doccia. Sherry Blossom, ovviamente, io che fragranza avrei dovuto scegliere? Beh, fiore di ciliegio. E nonostante sia all'interno sigillata con una pellicola, emana un profumo. Mamma mia, come amo i fiori di ciliegio! Guardate, la mettete direttamente poggiata sul piatto doccia e mentre voi vi lavate, sprigiona questo profumo meraviglioso, vi assicuro che è meraviglioso e quindi ha anche un effetto aromaterapy, no? Stupendo. Chissà quanto dura, chissà quanto dura. È fatta con ingredienti naturali, io leggo bicarbonato, acido citrico, sodio, fragranza Sherry Blossom, è veramente, veramente eccezionale. Poi ho preso, sempre rimanendo in tema bombe da bagno, sia per il colore che non per la fragranza, che è alla menta, fatta completamente con ingredienti naturali, questa bomba invece da bagno, mentre quell'altra era per la doccia. Questa è una bomba da bagno, guardate questo verde stupendo, meraviglioso, bellissimo, ed è tutta naturalmente naturale, totalmente naturale. Guardate, bomba da bagno alla menta, poi rimanendo sempre in bagno, questa saponetta per le mani, purtroppo non ho trovato niente alla ciliegia, ma c'era fragola e mela. Fragola e mela, sono 100 grammi, profuma tantissimo. Per rendervi l'idea, un profumo caramelloso, un po' come quello delle Big Bubble panna e fragola, no? Un po'. Buonissimo. Poi, sempre rimanendo in tema bagno, la spazzolina per le unghie per mia figlia, perché è giusto che lei ne abbia una personale. E quindi ce ne sono carinissime di tanti colori, belle, le l'ho presa con le setole belle medie, comunque non morbidissime per lei. Poi ho preso, torniamo in cucina, dopo i giant marshmallow che abbiamo mostrato, il candy floss, lo zucchero filato al lampone, non mi ricordo, raspberry, lampone, al lampone, guardate. Chiuso, sigillato, quindi non c'è bisogno che una volta la porto a spasso per fare per mangiare lo zucchero filato, ma lo ha qua, chiuso nella confezione, tanto là ce ne prendiamo un pezzo. Poi a me è curioso molto questa busta di caramelle. Queste sono, non sono caramelle, sono organic date bites, cioè dei datteri, morsi di datteri organici, bites è morso. E c'è scritto Strawberry Flower, praticamente sono dei datteri alla fragola. Datteri alla fragola. Guardate, ce ne sono confezionati, sono molto sottili e sono degli snack sani e nutrienti. Veramente sani e nutrienti. Qui dietro avete non solo gli ingredienti, che comunque è solo datteri e polvere di fragola e basta. Poi, gomma da cancellare. Allora, per quanto riguarda la cancelleria, Flying Tiner è veramente fornitissimo, ma cose carine, quaderni ricoperti da una pelliccia, penne con piumini, ma le gomme da cancellare ce ne stanno di grosse, giganti così che io con la mia manina faticherei a tenere da utilizzare. Ma guarda questa quanto è bella. No, torniamo un po' alla Big Bubble, quel chewing gum famoso, panna e fragola. Non profuma. E poi un'ultima cosetta che ho preso, ma giusto perché a me torna utile, ma può tornare utile a tanti di noi, un quaderno a righe semplice. A me questo grigio piace tantissimo. Vedete, la copertina richiama i fogli all'interno. Ci sono addirittura dei quaderni in un formato più piccolo che hanno una copertina rigida e la calcolatrice incorporata. Bellissimo, stavo per comprarli, ho detto, ma c'ho il cellulare, la calcolatrice ce l'ho, ma dai, ma che ce devo fare? Però carine, carine, carine.
cose particolari, cose molto curiose. Allora, questo è tutto per quanto riguarda Flying Tiger. Spero che questo video di svuota la spesa straordinaria vi sia piaciuto. Io vi auguro buon Ferragosto. Ciao!